Alcuni lavori sono stati raccolti in una piccola mostra ed esposti durante la cerimonia di premiazione del 18 gennaio 2023. Si chiude così il premio di cultura Pier Maria Rosso di San Secondo 2022, bandito dal Comitato Provinciale della Dante Alighieri di Caltanissette del Parco Letterario Pier Maria Rosso di San Secondo e che ha visto la partecipazione di numerosi studenti. Gli elaborati presentati sono stati valutati dalla commissione che ha poi assegnato i premi ai vincitori delle varie sezioni, in alcuni casi decretando anche degli ex aequo e i diplomi. Uomini di merito. Abbiamo voluto quest'anno dedicare il premio proprio alla donna nella novellistica di Rosso di San Secondo. Abbiamo cercato di raggiungere così due obiettivi. Uno, la divulgazione dell'opera che abbiamo fatto anche con l'antologia sansecondiana distribuita a tutte le scuole, a tutti gli enti e per un totale di 1.000 copie. E poi questo concorso che ha visto la partecipazione di studenti delle scuole di ogni ordine e grado che con grande entusiasmo hanno partecipato e hanno raggiunto risultati di livello. E nella scuola media addirittura abbiamo dovuto distinguere due tipologie di premi. È stato anche molto difficile per la commissione andare a valutare perché erano tutti veramente molto ma molto belli. Ci sono i quadri, ci sono i video, tesine, lavori individuali, lavori di gruppo, hanno veramente dato il massimo di sé e si vede anche che hanno partecipato con amore e con interesse. Io sono soddisfatta e spero anche che alla fine della settimana si possa concludere la distribuzione di Sansecondiana in tutte le scuole e in tutti gli enti della città.